Per tutti i giovani del sud, seconda puntata di Fantasy Shaker, sempre con il professor Antonio Faracca. Buonasera professore. Ciao bello. Che cos'è questa giacca chiara? Questa è la tenuta di servizio del barman, il barman o barmaid, la donna barman, quindi giacca crema, cravatta nera e poi logicamente sempre a seconda della tipologia del locale, pantalone nero, calzini scuri e mocassini neri. Quindi questa è un'altra figura che andiamo a conoscere in questa puntata di Viaggio nel Bar. Noi quest'oggi conosceremo proprio il barman, la figura aristocratica della ristorazione. Che figura è? È un confidente, un consigliere, un manager, un public relation man, cioè un uomo di pubbliche relazioni, perché lui deve saper relazionare con gli altri e in più si trova a cospetto sempre con una clientela cosmopolita, quindi la conoscenza delle lingue è fondamentale ed in particolar modo lei lo deve essere anche un buon psicologo, perché lui deve carpire, intuire eventuali richieste del cliente ed in particolar modo al suo cospetto si trova un cliente charmiero, un cliente silenzioso, un cliente arrabbiato, un cliente calmo e lui deve cercare con la sua professionalità, perché poi parliamo di professionalità, di poter in un cocktail sposare queste varie tipologie di cliente e cercare di offrire un prodotto di alta qualità. Diciamo prima tra i suoi appunti, sono sempre curioso come il fatto del gallo, e ho visto sponda, biliardo, che cosa c'entra con il barman? La sponda e il barman è così, è proprio una sponda, non so se tieni presente un biliardo, lui deve incassare in se stesso le confidenze che il cliente le fa e a questo punto le deve conservare come fa il biliardo, che incassa le palle nella sua buca. E deve essere anche molto paziente. Paziente e deve essere anche una persona molto discreta e non deve mai dimenticare le regole delle tre scimmiette: non vedo, non sento e non parlo. Non c'è un'associazione che tutela, che raccoglie questa figura all'interno del bar? L'associazione, quindi parliamo di organizzazione di settore, vedi che tu sbirciando vai a curiosare tra le mie... Sto interessando, è un po' di tempo. Parliamo dell'AIBES, l'associazione italiana barman e sostenitori, e questa associazione pensa che è nato il 21 settembre del 1949 nella villa del conte Spalletti Trivelli in Toscana per opera di 10 barman, tra cui il signor Grandi, e nel 1950 c'è stato il primo concorso regionale con sponsor Lamartine e Rossi. E qual era l'obiettivo? Proprio la professionalità di essere barman. E in più poi ti aggiungo un'altra cosa, che noi non abbiamo solo l'AIBES, abbiamo anche l'IBA, l'International Bartender Association, ovvero l'ONU dei barman. Ecco, a Napoli, nel sud Italia, questa associazione si muove anche così come in altri posti? Allora, io ti ricordo, Lello, che noi abbiamo 16 sezioni ed a capo di ogni sezione c'è un fiduciario. Qui in Campania abbiamo un fiduciario che si opera e si attiva affinché questa associazione possa essere anche avvicinata ai giovani, perché molto spesso parlare del barman, parlare della professionalità diventa quasi un cocktail mal riuscito. Allora i giovani devono anche cogliere il significato, perché l'AIBES istituisce anche dei corsi di formazione che permettono proprio di far crescere questo background che è proprio il sapere d'essere barman. E a proposito di cocktail, vogliamo dire qual è quello di questa puntata? In questa puntata noi prepariamo un cocktail classico, il Negroni, e questo cocktail, diciamo che racconta, non so se ti ricordi, noi all'inizio abbiamo parlato di leggende, storie, i galli. Non vedo, non sento, non parlo, Lello. Benissimo. Io, per quanto riguarda questo cocktail, dobbiamo risalire ad un barman, in particolar modo dobbiamo spostarci a Firenze, perché questo cocktail nasce nel 1920, nel 1920 in Italia, in particolar modo a Firenze, in un bar di via Tornabuoni, dove c'era un barman di nome Fosco Scarselli, che aveva nel suo bar un cliente di prestigio, il conte Camillo Negroni, ed era solito, diciamo, chiedere un aperitivo che era a base di bitter e vermouth rosso, e Fosco
posto a sedi, logicamente per onorare questa figura aristocratica nel bar, volle aggiungere questo gin e lo volle chiamare Negroni, quindi un terzo di gin, un terzo di bitter Campari, un terzo di vermouth rosso, guarnito con mezza fettina d'arancia e il tutto servito in un tumbler. Per chi quindi non conosceva la storia del cocktail Negroni, il professor Faracca ci ha aiutato a conoscerla. E chiudiamo quindi con queste immagini di preparazione del cocktail la seconda puntata di Fantasy Shaker. Alla prossima.